Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. In questo video, come credo vedrete in anticipo dal titolo, vi presento un altro oggetto che ho ritrovato gettato via. Stranamente, mi è capitato solo un'altra volta con la scatola, con l'imballo, adesso andremo a vedere. In questo caso, vediamo il nome UPS Igloo 1100. Non è altro che un gruppo di continuità che solitamente si usa per i calcolatori, e cioè per quando possa capitare un'interruzione di corrente, questo tipo di oggetto, che sostanzialmente nel concreto è una batteria, questo è. Ovviamente con un microprocessore interno che poi gestisce, adesso non sono un esperto, non vi posso dire il funzionamento nei dettagli, però la sostanza è quella: un microprocessore interno gestisce una batteria, infatti pesa tantissimo, che dà energia agli oggetti che volete che rimangano attaccati, ma sostanzialmente serve per un elaboratore elettronico, onde evitare che un'interruzione imprevista e improvvisa dell'energia elettrica possa portare a dei danni, soprattutto per quanto riguarda la scheda madre, dei dati, disco fisso, insomma, sapete, cose che possono capitare. Non succede, però a volte può capitare. Se succede un danno, sono soldi. Ho visto su Amazon questo tipo di oggetto qui, costa abbastanza, più di 60 euro, 60, 70, anche 80 euro, visto, poi dipende dalle promozioni varie. Voi direte, ma sarà rotto, se no perché buttarlo? Io vi dico, può darsi, ignoro perché sia stato gettato, però quando l'ho visto dentro la scatola, comunque ho detto va bene. Intanto lo provo, me lo faccio vedere. Qui ci sono tutti gli oggetti che c'erano, questo pezzo di carta, c'era il libretto di istruzioni, l'interno con l'imballaggio. C'era questo pezzo qui, io ho conservato tutto. Ecco, qui abbiamo il nostro oggetto. Non c'erano i cavi, non so se fossero compresi, almeno uno, quello di alimentazione oppure no. Fatto sta che io ce l'avevo, perché sono molto comuni questi cavi qui, basta che abbiate cambiato un computer nel corso della vostra vita, ve ne troverete sicuramente uno in più, sono quelli tipici dell'alimentatore. Poi faremo la prova per farvi vedere se funziona oppure no. Allora, ecco, vediamo qua dietro come... Ecco il solito ospite che arriva un po' improvvidamente a trovarci. Purtroppo non ci sono delle prese di corrente, perché vedete in nella scatola ci sono due modelli, anzi qui addirittura ce n'è uno solo segnato con due prese di corrente della presa tedesca solita. In questo modo avrei potuto collegarli, invece qui abbiamo quattro prese diverse femmine, quindi serve un maschio come questo. Questo è per l'alimentazione, invece serve collegare una femmina che ce l'ho, ma non ho il maschio, quindi non posso fare la prova. Ci sono quattro attacchi, come vedete, e quindi in teoria ci si potrebbe attaccare anche altra roba, oltre che
oltre che il computer, tipo lo schermo, tipo, che ne so, le casse acustiche, qualsiasi altra stampante, qualsiasi altro aggeggio che abbia, una stampante no perché va con USB, quindi vabbè, qualsiasi altro aggeggio che avesse necessità di una corrente continua. Però, allora, alcune osservazioni da fare. Se funziona, probabilmente le batterie non saranno in perfetto, immagino, credo, perché sennò veramente sarebbe perché buttarlo? Boh. Non saranno comunque nuovissime, quindi meglio non sovraccaricare con troppa roba, e già se c'è sul computer regge quello. Che poi in realtà questo qui è un gruppo di continuità, non è un generatore, non è una, cioè una batteria non te lo tira avanti per ore e ore, no. Regge, il suo scopo è quello di reggere 10 minuti, qualche minuto, in maniera tale che uno riesce a chiudere il programma, quello che sta facendo, con calma, senza problemi tecnici. Forse al limite potrebbe essere utile aggiungere lo schermo, perché uno potrebbe in questo modo salvare eventualmente dei dati, se ha qualcosa di aperto, però non è propriamente questo lo scopo è quello di poter chiudere il sistema operativo e spegnere il calcolatore senza danni. Questa è la parte frontale, non so, non riesco a, forse a darvi l'idea di quanto pesi quest'affare, ma veramente tanto, non so se c'è il peso sulle istruzioni, ma non so, almeno 5-6 kg tutti. Che d'altronde le batterie purtroppo pesano tanto, è una cosa che tuttora i nostri sistemi energetici, diciamo così, in generale, di accumulo dell'energia, siamo parecchio indietro. Questo lo potete vedere voi che avete i telefonini smartphone, i telefonini intelligenti, perché smart ha questo significato, intelligente, che hanno sempre più difficoltà, alcune le hanno fatte troppo capienti, prendono fuoco, perché questi oggetti richiedono una grande quantità, sempre maggiori, sono voraci consumatori di energia elettrica, ma per farvelo sottile come piace a voi, serve una tecnologia che comprima sempre di più queste celle di energia, e più è compressa la cella di energia, più diventa potenzialmente pericolosa e incontrollabile l'energia che c'è dentro, perlomeno con le tecnologie attualmente che abbiamo. Tutto deve essere piccola, sottile, leggera, perché quella litio ha risolto moltissimi di questi problemi, ma non tutti. Questa invece è una batteria al piombo pesantissima, di come quelle che sono nei veicoli. Adesso ero curioso di vedere il peso di tutto l'oggetto, se qui ci sono, ah ecco, ci sono le caratteristiche. Io ho detto 5-6 kg, 4,5 kg. 4,5 kg per questo modello qui, il 1100. Potenza 770 watt. Rumorosità ad 1 metro, meno di 40, raffreddamento naturale. E l'unico mio dubbio è quello, tipo batterie, piombo, acide, sigillate, senza manutenzione, come quelle della macchina. L'unico mio dubbio è tenersi un oggetto di questo tipo, che, ripeto, una o più batterie, che non so quante ce ne siano dentro, una credo, in camera, se sia salutare, utile, cioè utile sicuramente, ma più che altro salutare. Comunque, vabbè, questo è l'oggetto, è caduta una pantofola, non vi spaventate del rumore. Adesso facciamo la prova, se funziona, collegandolo nel cavo alla presa.
Questo ha anche una presa USB, come quelle che sono nelle stampanti, e vedo che c'è anche una presa Ethernet, non so per quale motivo, però c'è in e out, cioè dentro un ingresso e una uscita. Allora, alla prima ricarica che io ho effettuato, quindi lo direte, allora perché ce lo chiedi se funziona oppure no? L'hai provato? Sì, l'ho provato, è vero, però non so se funzioni attaccandolo poi ad un dispositivo, simulando l'interruzione di corrente, staccando l'attacco dalla presa. Allora, installazione prima accensione. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di alimentazione elettrica. La presa di alimentazione scelta deve, vabbè, avere una connessione a terra. Verificare il collegamento a terra. Ok. Premere il pulsante. Una volta fatto il collegamento, premere il pulsante on-off, che è questo. L'UPS illumina il LED, emette una segnalazione acustica e svolge un autotest di funzionamento. Dopo alcuni secondi l'UPS si attiva in modo normale. Lasciare l'UPS acceso per almeno 4 ore al fine di ricaricare completamente le batterie. Simulare un blackout togliendo la tensione di rete elettrica in ingresso. L'UPS passa a funzionare nel modo batteria. Ogni 10 secondi emette un breve segnale acustico di allarme che indica il funzionamento in modo batteria. Noi adesso possiamo provare solamente l'accensione, cioè nel senso la ricarica, vediamo se si accende tutto come dovrebbe. Ecco, abbiamo il nostro UPS. Qui abbiamo la presa e andiamo ad effettuare il collegamento. Tra l'altro, in una di queste prese che ho sostituito, ho messo una tedesca ed una normale italiana per i miei utilizzi. Quindi doppio, vediamo se. Ecco, come vedete, ecco perché l'hanno buttato, ha qualche problema. È strano perché quando l'ho preso, l'ho messo in carica, aveva funzionato perfettamente, si era caricato. Poi è qualche giorno oramai che l'ho preso e adesso fa così. Ecco, adesso è partito. E adesso è acceso, si sta ricaricando, potrebbe quindi alimentare dei dispositivi. Che problemi quindi potrebbe avere? È tutto da verificare, in effetti. È da verificare perché è un problema dovuto alla posizione, come viene mosso. In questo caso, facendolo stare fermo, potrebbe ancora funzionare, avere il suo utilizzo, anche se sarebbe comunque a rischio, oppure non dipende dalla posizione, da una botta, da, non so, qualche contatto interno, ma dipende dal processore che dà di matto. E allora che cosa succede se non funziona? Semplicemente non svolge il suo compito di protezione del dispositivo che viene attaccato dietro, oppure fa saltare tutto, nel senso che quando meno te lo aspetti, siccome la corrente passa comunque al suo interno e poi da qui viene inviata, ti ritrovi che è questo, cioè non hai l'interruzione di corrente, ma è questo che te la procura. In quel caso diventerebbe assolutamente inutilizzabile, è chiaro. Quindi, che dirvi, per verificare la funzionalità non c'è altro modo che
anche provarlo. Poi il tipo di problema che abbia, non so se dipenda dalla batteria, ripeto, o un contatto, che come, rispetto a come lo muovi cambia, oppure è un problema proprio che si è rovinato il processore interno che lo gestisce e allora non c'è praticamente più nulla da fare. In quel caso, se ancora qualcosa è buono, soprattutto la batteria, che credo sia la cosa che abbia il valore maggiore, o il casottino esterno, tutti questi apparati sarebbero da essere riutilizzabili, insomma, per chi ovviamente avesse un modello analogo a questo. Comunque, quello che volevo dire è che un oggetto che pur è stato buttato, secondo me, vale pena dargli una seconda possibilità ed eventualmente cederlo, provare a venderlo, come pezzi di ricambio per chi ce l'ha che magari ha un problema, insomma. Il costo non è propriamente indifferente, da nuovo. Adesso è partito, sembra funzionare. Piuttosto che conferirlo, come si usa oggi dire, al RAE, RAEE, cioè quei tizi che in pratica si occupano del cosiddetto smaltimento degli apparati elettronici, elettrici, cerchiamo di fare vero riciclo, vero riutilizzo prima noi, poi eventualmente se non c'è niente da fare, se nessuno ce lo vuole, proviamo a venderlo, se nessuno neanche in quel caso, allora ok, lo cediamo, lo conferiamo al RAE e siamo tutti contenti, c'è un oggetto in meno che inquina, loro lo aprono, ci fanno quello che devono farci. Ma in realtà sarebbero i loro centri, questo è un inciso che dico, che dovrebbero essere aperti ai vari riciclatori, chi si occupa anche un minimo di elettronica, che comunque vuole vedere un attimo se riesce a riutilizzare tante cose, vedete che è possibile riutilizzarle, piuttosto che andare subito a sventrarle, a smaltirle, a farle fare chissà quale fine a tutti i componenti, che da quello che mi ha detto uno che ci lavora in quelle che adesso con nomi altisonanti le chiamano isole ecologiche, ma semplicemente sono discariche, discariche di differenziata, ma comunque discariche, diamo il loro nome alle cose, mi ha detto che questa roba praticamente prende la via della Cina, soprattutto, ma anche dell'India, insomma, di questi luoghi che, così come dicevo, parlavo prima di voracità di energia elettrica, questi sono voraci di qualsiasi tipo di materiale, soprattutto utilizzabile per l'industria. E quindi le prendono oltre che dalle miniere, ovviamente prodotti nuovi, anche quelli riciclati, soprattutto metalli. Ecco, prima che vadano nelle loro tasche, cerchiamo di farla durare il più possibile la roba. Questo è il mio consiglio. Comunque, il mio video termina, perché non c'è più altro da dire, perlomeno fino a che non potrò fare i collegamenti, non potrò verificare se funzioni, a puntino o meno. Quindi, termina qui. Già stato abbastanza lungo, approfitto per fare gli auguri di Natale perché adesso che sto facendo il video è la mattina della vigilia, spero di riuscire a caricarlo comunque, se non in giornata, magari a Natale stesso. E nulla, ringrazio come sempre per il tempo dedicato a vederlo e vi saluto, tanti auguri.